modo va nella direzione di rendere disponibili a tutti liberamente tutta una serie di programmi, scusate il termine se non è tecnico, ma insomma di servizi che normalmente noi paghiamo attraverso una licenza. Ecco, poi in questo contesto, in questo spazio saranno più bravi i relatori che mi seguiranno nello spiegarvi cosa esattamente significhi il sistema operativo Linux e cosa offra questo tipo di sistema operativo. Io volevo innanzitutto ringraziare voi perché è sicuramente dagli insegnanti che parte la conoscenza, perdonatemi se lo dico visto che in qualche modo sono insegnante pure io, ed è grazie al vostro lavoro che come dire, tutti quanti possono accedere alle informazioni di qualunque livello, anche le più alte. Quindi il rendere un sistema operativo accessibile a tutti e che a tutti arrivi è sicuramente un obiettivo importantissimo. E quindi oggi sarà sicuramente una giornata di formazione, ma anche un momento importante perché porterete poi nelle vostre scuole, oltre al dischetto su cui ci sarà il sistema operativo Linux, anche un microscopio che verrà fornito successivamente al termine dei lavori quando presenterete uno dei due modelli che troverete all'interno della cartellina compilato, perché ovviamente vorremo poi continuare con voi un contatto, quindi il nostro obiettivo sarà quello non solo di regalarvi il CD, i manuali e il microscopio, ma anche di iniziare con voi un percorso per vedere se questo microscopio trova poi una sua applicazione, quindi un suo utilizzo. E quindi porterete a scuola tutte queste cose, quindi io mi auguro che siano un modo per raggiungere i ragazzi, per raggiungere le famiglie e quindi per averne la massima diffusione. Altre cose, la giornata di oggi come si articola? Nella mattinata avremo la parte teorica, quindi i diversi relatori di averne uno successivo, ecco, ce lo auguriamo tutti che possa continuare questo percorso e quindi avere con voi un altro momento di incontro e di formazione. Bene, io poi volevo anche ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, quindi ringraziare il Comune di Reggio Emilia che ha scelto il Comune di Casalgrande come partner in questo progetto. Casalgrande tutto sommato è un piccolo comune di provincia e quindi è molto onorato di poter insieme a Reggio avviare un progetto di questo tipo. Poi volevo ringraziare Intel nella persona di Alessandro Colombi che ci mette a disposizione i microscopi che poi ciascuno di noi porterà a scuola. In particolare mi hanno detto il braccio operativo dell'Intel HSRL. Poi volevo ringraziare ancora Agatel, il CCPL, la sezione HIT, la Lecton e poi ecco, perdonatemi se vi rubo un attimo di più, ma quelle che sono state le due anime di questo progetto, Massimo Monti di J2 Web e Fabrizio Benati di Certidea. Vi chiedo un applauso perché senza di loro devo dire che non ci sarebbero state. Poi cose più materiali ma che servono, ringrazio Conad che ha offerto il rinfresco di oggi e un ringraziamento particolare al Conte Spalletti che ci ha ospitato in questo splendido contesto. Direi di passare alla dottor Nicola Simonelli, invece che l'assistente universitario dell'Università di Bologna. Nicola? Poi il dottor Emil Girardi invece che è responsabile web dell'Istituto Pedagogico di Bolzano e nel pomeriggio avremo anche al tavolo come relatore il dottor Emiliano Prampolini che si occupa è laureato in scienze della comunicazione ed è un collaboratore di Certidea in regione. Un saluto poi tra il pubblico se sono presenti al preside della facoltà di scienze della comunicazione dell'Università di Reggio Modena e al preside della facoltà della formazione primaria sempre di Reggio Modena. Non ho visto ancora il dirigente del centro servizi amministrativi che ci raggiungerà più tardi, un saluto al nostro direttore generale che arriva del comune di Casalgrande.
Ecco, io direi che siamo quasi pronti. Direi Lug con una parte più teorica. Adesso c'è questa introduzione tecnologica a cui vi chiedo di prestare un'attenzione molto molto concentrata, non perché sia difficile, ma perché loro vi portano una competenza tecnica che secondo me per la scuola è molto nuova, quindi cercate di concentrarvi sui termini che useranno, perché non sono termini tecnici, ma in un certo senso lo sono. Voglio dire, parlando di comunità di pratica, che è una cosa che avete sentito dire, non concentratevi sul fatto che è una comunità in internet che c'entra il computer, concentratevi sul fatto che è una comunità. Poi, su come ci si arriverà a condividere delle pratiche, vi promettiamo che oggi affronteremo questa cosa in modo abbastanza articolato da potervi dare delle basi su cui lavorare. Tutti insieme, come gruppo di lavoro, noi e voi, ci scambieremo informazioni perché si possa partire con una sperimentazione vera. Io rappresento sia la parte culturale accademica della cosa in un certo senso, sia la figura dello sponsor. Ci tengo a dirlo, il documento che compilerete, che ha appena detto Fabrizio, è un comodato d'uso per questioni fiscali, quindi la Intel non ha nessun interesse ad avere i vostri dati. Ci tengo che lo sappiate, e ci tengo che sappiate anche perché. Tutti quelli che hanno un computer tra voi sanno che spesso c'è dentro un Pentium o qualcosa che c'entra con la Intel, però la Intel queste cose non le vende al pubblico. Lo dico perché voglio che sia chiaro, ci sono gli americani chiacchieroni, poi ci sono anche gli americani che stanno un po' più defilati. In questo caso questo tipo di sponsorship è fatto così: quell'oggetto che voi ricevete in regalo non solo non c'è più, ma non lo produce più la Intel, lo fa un'altra azienda, ma comunque non ha nessun riferimento a fare promozione commerciale. Ci tengo, ok? Questo è un lavoro di filantropia per sviluppare l'utilizzo delle tecnologie, le buone pratiche, le comunità di pratica. E grazie alla lungimiranza loro, dell'amministrazione vostra che siete qui, e non è retorica, possiamo provare a fare buone comunità di pratica nell'ambito dell'open source, che non è una parola esotica, è quello di cui vi parleranno adesso, ma è qualcosa che dovete iniziare a integrare nelle vostre competenze culturali. Non è il computer, non è un tipo di computer, è il modo in cui verrà vista la cultura planetaria nei prossimi 100 anni, con o senza computer. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se voi volete stampare un disco di Mozart, potete. Avete chiaro cosa sto dicendo? Sapete suonare la chitarra? Volete suonare un disco di Mozart con chitarra? Ci sono dei brani fatti apposta? Siete molto bravi? Volete interpretarlo? Perché secondo voi, a livello di filologia musicale, c'è ancora qualcosa da dire sulla velocità di esecuzione di un brano di Mozart? Lo fate, la pubblicate in internet e la vendete a 100 lire per ogni scaricamento. Questo è il modo in cui la cultura anche e soprattutto verrà veicolata in futuro. Siamo anche e soprattutto noi, quindi non solo la Deutsche Grammophon, che la fai da né con Mozart, ok? Io sono di Milano e si chiamano così a Milano, giusto? Ok, non solo SGAE per le major, ma anche per l'insegnante di musica che è tutta la vita che approfondisce una sonata di Mozart e dice: bah, adesso la pubblico in internet e la vendo. Questo succederà, sta già succedendo, non è il Grande Fratello, non è il futuro, è l'evoluzione del panorama editoriale. Voi siete insegnanti, noi siamo insegnanti, gli insegnanti usano come veicolo da sempre il libro. Non ci sarà più soltanto il libro. Non preoccupatevi della sparizione, sono balle dei miei colleghi accademici fanfaroni. Balle. Linux è qualcosa che permetterà di dimostrare questo a più persone rispetto a quanto si poteva fare prima. Dopo ne parliamo più dal piano teorico, adesso c'è più una parte tecnica. Concentrati. Ecco, prima di passare, chiedo scusa ai ragazzi, ma è arrivato il nostro sindaco, il quale voleva farvi un saluto perché poi ha un impegno, e quindi Andrea Rossi, sindaco del comune di Casalgrande. Buongiorno, prima che farvi un saluto, un ringraziamento, il mio, quello di stamattina, un ringraziamento accorato intanto al comune di Reggio Emilia, che ha deciso così di venire in questa prestigiosa sede, che così ci onoriamo di avere qua nel nostro territorio, che Villa Spalletti, e un saluto e un ringraziamento anche quindi al Conte che ci ha dato la disponibilità degli spazi, e ovviamente un ringraziamento ai tecnici che oggi sono qua con noi, in particolar modo chi ha prestato in modo gratuito il proprio tempo per realizzare questo progetto, in particolare Benati e Massimo Monti.
E niente, io veramente voglio far continuare la giornata, i lavori. Voglio solo sottolineare una cosa, che questo passaggio è importante per un motivo, perché ritengo che un'alfabetizzazione tecnologica, un'alfabetizzazione che oggi ovviamente deve raccogliere la disponibilità anche delle scuole, essere protagoniste in questi momenti, in questi passaggi, è uno dei momenti più importanti che anche le amministrazioni comunali devono riuscire a promuovere. Quindi veramente grazie al lavoro che i nostri tecnici stanno facendo e più che altro anche agli assessori competenti che hanno portato avanti questo progetto sia a Casalgrande che a Scandiano. Quindi buon lavoro, seguirò i lavori ancora per un po', perché comunque un po' della fertilizzazione tecnologica anche noi amministratori fa sempre comodo. Grazie. Possiamo iniziare veramente il lavoro dei ragazzi, che se volete accomodarvi, grazie, noi spegniamo, esatto, le luci, buon lavoro. Linux User Group, in italiano gruppo utente di Linux. In questa prima presentazione vorremmo fare essenzialmente due cose, cioè chiarire quale sarà, cosa possiamo fare noi per Reduknoptics, come possiamo aiutarvi, quale sarà il nostro ruolo in questo progetto, e secondariamente procederemo a farvi vedere il sistema operativo che avete sul CD che vi è stato distribuito questa mattina, una prima panoramica che poi potrete approfondire nel pomeriggio nei workshop per farvi capire insomma di cosa si tratti. Allora, fin dall'inizio Linux è nato in un'ottica aperta, cioè gli sviluppatori di Linux hanno sempre cercato di condividere il loro lavoro nell'ottica di integrarlo nel prodotto finale che è appunto Linux. Allo stesso modo gli utenti di Linux fin dall'inizio, dai primi tempi, hanno cercato di aggregarsi a livello territoriale, sfruttando internet ma anche sfruttando il contatto diretto, per aiutarsi nell'acquisire conoscenza riguardo a Linux. I LUG sono proprio questo, il gruppo di utenti che cercano di aiutarsi e di costruire una base di conoscenze comune che possa essere sfruttata da tutti gli appartenenti. Direi aiutare l'inserimento di Linux in una realtà economica o, come in questo caso, in una realtà culturale sul territorio, nel nostro caso reggiana. Allora, come possiamo aiutare noi il progetto Reduknoptics? Innanzitutto, venendo oggi a presentarvelo, scrivere il vostro nome, indirizzo email, la vostra domanda, la inviate ad una mailing list che curiamo noi unitamente al Comune di Reggio Emilia e vi risponderemo, vi aiuteremo in linea con lo spirito dell'AG, del LUG, cioè chiunque persona nuova che abbia bisogno di nozioni, bisogno di aiuto, può fare una domanda a noi, che siamo più che siamo più che felici di rispondere e aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno. Quindi il sito sarà lo strumento principale di ritrovo per noi da questo momento fino a che non avremo una prossima data come questa per trovarci e collaborare con insieme. Poi, come ha detto giustamente Marco, la Reduknoptics verrà migliorata grazie anche al vostro aiuto e ai vostri suggerimenti. Quindi è una collaborazione che noi di RELUG, il Comune di Reggio Emilia, vogliamo fare insieme a voi per fare in modo che tutti possano beneficiarne. L'ideologia dell'open source e del software libero nascono in ambito informatico, cioè i primi campi in cui sono state applicate queste idee sono quelli informatici. Quindi l'idea di condividere cosa? Dei programmi. Tuttavia il software libero e l'open source sono, noi ne consideriamo soprattutto una filosofia, un approccio. L'idea dominante di quello che d'ora in poi chiameremo open source, perché può essere ampliato a tutti gli altri campi, è quella di condividere le esperienze. Cioè l'idea è quella di rafforzare la propria conoscenza tutti insieme, sommando le proprie esperienze che di volta in volta sono basate su qualcosa che già esiste. L'idea è quella di non reinventare la ruota tutte le volte, di non ricominciare da zero tutte le volte che uno ha un'idea nuova, ma di rendere disponibile le proprie esperienze a tutti gli altri, in modo che chiunque voglia fare un passo in avanti non debba farne 100, ma solo uno. Quest'idea, ripetiamo, nasce in ambito informatico, ma noi crediamo sia estendibile tranquillamente. Tant'è vero, per farvi un esempio abbastanza
abbastanza forte, tant'è vero che non solo i programmi nel software libero vengono condivisi, ma anche i manuali, cioè la conoscenza, tutta la documentazione viene distribuita e può essere modificata. L'idea del software libero è proprio quella di fornire non solo un programma, ma di fornire gli strumenti per modificare questo programma, e quindi nella documentazione fornire la documentazione, ma anche gli strumenti per modificare la documentazione, in modo che un prodotto possa venire costantemente migliorato per passi successivi. E noi crediamo che la scuola e le pubbliche amministrazioni siano l'ambiente più fertile per il software libero e per l'open source, perché da sempre la scuola è sinonimo di informazione, di condivisione e di crescita comune. Quindi siamo contentissimi di presentare questo prodotto e questo progetto a voi tutti, che non è necessario installarlo sul proprio computer. Cioè, voi tutti non dovete togliere Windows per far spazio a Reduknoptics, ma le due cose possono convivere, perché Reduknoptics viene caricata dal CD. Prima di mostrarvela vorrei farvi un esempio di quello che ho appena spiegato, cioè della crescita e del miglioramento. Il primo passo verso Reduknoptics è stata la creazione di Knoptics, che è stata un tedesco, Klaus Knopper, ha creato questa distribuzione live, dando il via a questa nuova idea di poter utilizzare un software senza doverlo installare sul proprio computer. A partire da Knoptics, un gruppo di programmatori che avevano interesse nell'istruzione, nella scuola, ha creato in Italia una distribuzione che si chiama Eduknoptics, di fatto modificando la già esistente Knoptics e integrandola con una serie di programmi che hanno scopi didattici, eminentemente didattici, cioè sono stati tolti la gran parte dei programmi inutili in un'ottica didattica che erano presenti in Knoptics e sono stati sostituiti da altri programmi che invece possono essere utili per la scuola. Reduknoptics è il passo ancora successivo, cioè noi non siamo partiti da zero, ma basandoci su Reduknoptics abbiamo cominciato a modificare e sempre più modificheremo, seguendo le vostre richieste, questa distribuzione in modo da renderla adatta alle vostre esigenze e alle esigenze della scuola reggiana. Per ora poi vedremo. Bene, da questo punto direi che è il momento di mostrare Reduknoptics nel suo splendore. Allora, basta inserire il CD prima che parta Windows e dovrebbe partire in automatico. Possono esserci alcuni problemi, comunque oggi pomeriggio noi saremo qua apposta per risolverli e per fare in modo che tutti voi possano utilizzare Reduknoptics a casa, a scuola, fuori da qua in ogni caso. Allora, il processo di partenza è effettivamente un po' più lento di un sistema operativo installato su disco fisso, perché fondamentalmente è necessario riconoscere tutte le periferiche e l'hardware presente sul computer. È un'operazione assolutamente automatica, solo che ovviamente richiede tempo, perché per l'appunto non è installato, il sistema operativo non è installato ma è presente sul CD. Comunque, con un po' di pazienza avremo la schermata che voi poi dovrete passare a utilizzare, l'interfaccia grafica che voi utilizzerete. Esatto, il pregio principale di Reduknoptics, cioè quello di non dover essere installata nel vostro computer, di non essere invasiva, di non crearvi nessun tipo di problema, ha questa particolarità, che all'avvio deve capire come è fatto il vostro computer, come comportarsi con le vostre parti che in ogni computer sono personalizzate. Quindi avviene un riconoscimento del vostro computer, di come dialogare con il vostro computer, di che schermo avete, di tutte le periferiche. Direi che è quasi pronta, ha quasi comunque finito. Solitamente avviene senza nessun tipo di problema, il riconoscimento è abbastanza evoluto. L'unico problema, come diceva Marco, è all'avvio, al primissimo avvio, perché nei computer, specialmente i più vecchi,
può avvenire che non sia impostato la lettura del CD direttamente all'accensione. Se il vostro computer non legge il CD all'accensione, bisogna impostarlo in modo tale che lo possa fare. Questa è l'interfaccia di Reduclopics. È ideata per essere il più amichevole possibile e quindi è strutturata di fatto come l'interfaccia grafica di Windows. Cioè, l'idea è quella di avere una serie di icone sul desktop che sono quelle più comuni, cioè risorse del computer, in questo caso sono già scomposte in floppy, CD-ROM e disco fisso, più un'altra serie di icone nel caso l'utente voglia posizionarle lì. Inoltre, oltre alle icone, vi è un menu di avvio che è in tutto e per tutto simile a quello a cui siete abituati. E in questo menu potete trovare tutte le applicazioni presenti in Reduclopics. Per non annoiarvi, e dato che nel pomeriggio ci sarà una serie di approfondimenti su quello che potete trovare, noi li elencheremo e basta, comunque sono presenti. E allora, innanzitutto, la prima cosa, forse la più importante, è la suite OpenOffice, che si propone di sostituirsi a Office. OpenOffice contiene una serie di programmi che sono Calc, che di fatto è molto simile a Excel, cioè rimpiazza le funzionalità di Excel, niente, l'ho fatto partire. Un attimo. Ok. Allora, diciamo, Calc, che è il sostituto di Excel, Draw, che di fatto è l'equivalente di... Il programma in Office non c'è, potrebbe essere Freehand per chi lo conosce, grafica vettoriale comunque. Ok, oltre a questo vi è il Writer, che è di fatto quello che è Word in Office, e Impress, che rappresenta un po' il corrispettivo di PowerPoint. Quindi di fatto è una suite completa che offre tutte le funzionalità. Non è Excel, è OpenOffice. In questi mesi peraltro verrà lanciata una nuova versione di OpenOffice che si propone di fornire anche un software che vada a sostituire Access, cioè un gestione di database, e si propone anche di rendere l'interfaccia un po' più amichevole. Appena sarà disponibile aggiorneremo Reduclopics in modo che venga contenuta questa versione di OpenOffice. Oltre alla suite OpenOffice vi è una serie di altri programmi che possono sia a livello scolastico che non. Allora, partiamo da un visualizzatore per i PDF, quello che poteva essere Acrobat, per poi passare a una serie di altri programmi che hanno le funzioni indicate dai nomi nel menu. Ad esempio, per la grafica vi è sia un programma per il disegno tecnico, un CAD per chi lo conosce, sia GIMP, che è di fatto l'equivalente di Photoshop per il ritocco e per il disegno a layer, e inoltre anche TuxPaint, che è un programma pensato per i bambini. Sono i disegni, è un po' il Paint, reso con un'interfaccia un po' più amichevole e un po' più divertente anche per un bambino che si voglia lavorare. Oltre a questo sono disponibili tutti i software che possono essere utilizzati per la navigazione in internet. Firefox è l'equivalente di Explorer, che di fatto sta prendendo molto piede in quest'ultimo periodo ed è disponibile anche sotto Windows. E poi vi è Game per la chat e Gnome Meeting per la videoconferenza. Per quanto riguarda la matematica, abbiamo due tipi di editor per la geometria, in cui è possibile disegnare rette, figure, riflessioni, insomma tutte le trasformazioni del piano. Un programma per il plottaggio, ossia per il disegno delle funzioni, che tra l'altro anche questo in una versione che verrà aggiornata il prima possibile, è una calcolatrice scientifica. Per la sezione multimedia abbiamo sia dei player, cioè del software che serve per far suonare la musica, per i video. Sì, esatto, un programma per la visualizzazione dei video, un programma per l'acquisizione da macchina fotografica digitale delle immagini, un masterizzatore e un lettore di CD.
fare differenti, cioè per ogni elemento vi sono tutte le nozioni e tutte le informazioni tecniche. K-Geography, che è un menu che è pensato per la scuola primaria, quindi sono i software un po' più per i bambini. Anche in questo caso sono disponibili strumenti di disegno, tra cui il citato TuxPaint, per le lingue, per la matematica a un livello ovviamente di scuola elementare, e c'è anche la tartaruga logo, una versione di tartaruga logo, che almeno quando facevo l'elementare io venivo usata. E poi ne sono altri per le materie letterarie, scienze, eccetera, eccetera. Inoltre vi sono una serie di altri menu che sono sistemi di sviluppo, che di fatto servono più che altro per la gestione della distribuzione, e quindi forse vi interessano meno. Infine vi sono, degli shortcuts, cioè è possibile accedere alla propria home, alla propria cartella dei documenti, che adesso stiamo caricando, ok, che anche in questo caso è possibile visualizzare le icone come con Windows, ad esempio così, ok, e quindi si possono salvare programmi, progetti, eccetera. E inoltre, per finire, il programma con il quale si accede al microscopio, che può essere lanciato semplicemente di qua. Adesso purtroppo il microscopio non è collegato, comunque faranno vedere sì, o adesso nel pomeriggio, non lo so. Possono essere utilizzati in molti ambiti diversi, come per esempio nella scuola primaria. Abbiamo visto che c'è il menu con tanti programmi dedicati ai bambini all'apprendimento di tante materie diverse. Quindi veramente, se qualcuno ha voglia di guardarsi bene e di scoprire le grandi potenzialità, può trovare veramente un valido strumento come supporto per l'istruzione. Peraltro, per ogni software, per tutti i software presenti, vi è una guida. Cioè, aprendo il programma e selezionando aiuto, vi è il manuale, in questo caso Calcium, che è la tavola periodica, possiede il manuale di Calcium, si lancia il browser, ed è possibile accedere a una serie di pagine che spiegano che cosa sia, per ognuno viene un sommario, e insegna un po' a utilizzare tutte le funzioni disponibili che sono messe a disposizione dal programma. E questo vale per tutto il software, quindi chiunque voglia, anche non conosca e non sappia come utilizzare il programma, è aiutato ed è incentivato da questa guida nello scoprirlo interattivamente utilizzando la Reduknotics. Dell'istruzione lo sono da oltre un decennio, l'associatura è recente, perché aveva 35 anni e fino a 35 anni non sei presentabile in un'università, sei troppo giovane comunque. Però in questi 10 anni, 12, ho imparato un sacco di cose, sia sulla tecnologia che sul mondo accademico che sulla scuola. Ho fatto l'insegnante elementare per tutti gli studi, credo di essere molto più maestro che professore, perché mi sembra meglio a me. Il mio modello è Rodari, Munari, ma anche, non so, ci sono anche dei nomi qua, locali. L'altra volta eravamo in un posto che ha un nome che merita, ok? Ecco, è retorico dirlo qui, però l'alfabetizzazione informatica è roba vecchia, è vecchia di 20 anni. Digital literacy la chiamano negli Stati Uniti, perché? E in Inghilterra, e in Canada dove parlano in inglese, e in Australia. Non pensiate che io sono filo americano, perché mi piace il computer, perché lavoro per Intel. Non facciamo neanche delle facili tifoserie pensando che si possa essere anti o filo. Io sono planetario, mi piace qualcosa degli Stati Uniti come mi piace qualcosa dell'Italia, ci sono delle cose terribili lì come qua. Però con le parole sono più bravi di noi per quanto riguarda la tecnologia, perché molta viene da lì. Allora, digital literacy vuol dire io ti insegno, insieme impariamo meglio, facciamo una discussione sull'utilizzo dei supporti digitali. No. Digital literacy, io e te apriamo una relazione formativa su che cos'è il digitale rispetto alla cultura, alla trasmissione dei saperi, ai media, a quello che succede nella scuola, per esempio. Questo non è alfabetizzazione informatica. L'alfabetizzazione informatica è quando voi vi iscrivete ai corsi ECDL per
La motivazione vera per cui un insegnante fa un corso ECDL, chi ha il coraggio di dirla? Io ce l'ho, perché non le ho fatte e non mi serve, ma qual è la vera motivazione per fare un corso ECDL? Su, dite la verità se avete voglia, se no lo dico io. Avere l'attestato, che è il motivo per cui si va a scuola dopo un certo livello. Avere l'attestato, perché i ragazzi di oggi fanno l'università? Perché si sentono la necessità di essere più colti per avere un lavoro migliore. Una volta non era così. Questo è qualcosa che culturalmente va affrontato, non è una scemenza. I ragazzi vanno all'università per avere uno stipendio più alto. No, i ragazzi vanno all'università perché sono obbligati per fare gli insegnanti. No, i ragazzi vanno all'università per una serie di motivi diversi che 30 anni fa, sì. Questo va affrontato anche da parte nostra, anche se siamo insegnanti di scuola primaria. La digital literacy è qualcosa di più dell'alfabetizzazione informatica, perché noi siamo nel paese dove ci si alfabetizza sulla stessa roba da 20 anni. La tecnologia è nuova da 20 anni. E nel frattempo il nostro sistema mediatico sta producendo dei deficienti da 20 anni. I deficienti siamo noi, quelli a cui manca la capacità critica. Non è una parolaccia, non ci sto offendendo. Tiro fuori quelle schifezzine di latino che ricordo. Schifezzine perché io non l'ho studiato abbastanza, il latino è una cosa grandiosa. Ancor meglio se avessi studiato anche il greco. Non lo dico retoricamente, mi pento dei miei 4 in latino da docente universitario. Mi pento dei miei 2 in matematica da docente universitario. Sono orgoglioso di essere un docente universitario perché sono molto, molto attaccato a un lavoro di divulgazione scientifica di qualcosa che purtroppo non passa. Allora, questo breve cappello ha dato una decina di spunti, adesso li prendiamo uno per uno, perché quello più importante, il fulcro di quello che faremo oggi, che è digital literacy, va esploso, perché voi capiate che non è successo non per questioni politiche, non è successo non per questioni economiche, non è successo perché noi siamo deficienti e basta. Noi siamo deficienti perché ci ha ridotto così il sistema mediatico, ma questo non c'entra con la tecnologia. E non c'entra neanche con il sistema politico attuale. Non pensate così in piccolo. Il nano non è il nostro problema più grosso, abbiamo di peggiori. Allora, i punti importanti. Chi è il nano? Boh. Io ho un libro che ho preso stamattina per caso dalla... C'è qualche cosa di importante che è emersa dalla mia ultima parola? No. Probabilmente qualcosa sull'altezza media degli italiani. Io mi riferisco all'altezza intellettuale. Non ci sono tacchi per il cervello, ci sono solo libri. E non se ne può citare sempre solo uno, da quando si è comparsi. Anche se va bene perché la pazzia si associa bene alla figura di cui sto parlando. Usciamo dal seminato politico. Non vi sto parlando di quello che farà per la scuola cambiare governanti o amministratori, vi sto parlando di quello che farà cambiare la scuola da dentro, che siamo noi. Perché io nelle scuole ci vado, lo posso dimostrare non con i libri, perché il libro che riceverete fotocopiato è mio ed è fotocopiato perché sennò vi toccava pagarlo a me o voi. Però il libro che riceverete l'ho fatto con dei bambini di scuola d'infanzia. Come faceva, non voglio assolutamente paragonarmi, ma come faceva Loris, come faceva Gianni, come faceva Bruno. Perché i cognomi? Io mi chiamo Alessandro, preferisco essere chiamato Alex, mia sorella mi chiama Alino, ma a me di essere famoso per i miei libri non frega niente. Mi piacerebbe che le mie idee servissero a voi e che mi tornassero le vostre per continuare a far girare le idee. Questo è l'open source, c'è sempre stato. Solo che l'open source nell'informatica spacca i modelli di business. Quali? Lo potremmo vedere, ma parliamo di scuola. Questo libro è fantastico, ha 10 anni, e lo dico perché quando lo comprai pensai questo, non so se lo trovate, si chiama Che cos'è un ipertesto, qualcuno di voi ce l'ha, io lo so, perché sono sicuro che qualcuno di voi 10 anni fa... Cos'è il multimedia? L'ipertesto qualcuno di voi 10 anni fa si è chiesto cos'era, se l'è dimenticato, perché tanto è entrato a far parte della nostra cultura, è vero. Non serve più parlarne, è vero. Non c'è neanche bisogno di farli, non è vero. In internet ci sono i pedofili, non è vero. Internet è un grande ipertesto, è vero. Queste
sciocchezze cambiano il nostro modo di pensare. Internet non serve ai pedofili, serve molto di più a noi per scoprirli, che voi ne pensiate, questo è il dato tecnico. Internet è solo un enorme ipertesto, solo che c'è dentro così tanta roba che è diventato un microcosmo planetario e ha la forma del mondo, cioè può essere visto come una cosa santa, magica, oscena, terribile, fantastica, stimolante, è uno specchio. Quando voi prendete un broccolo, staccate il pezzettino più piccolo, per quella che è venuta chiamata poi teoria frattale, il broccolo microscopico ingrandito col nostro microscopio sembra un broccolone. Il granellino di sabbia ingranditone sembra una montagnona. Se voi prendete un granellino di granito e lo ingrandite nel modo giusto e lo girate nel modo giusto, dite guarda il Rosengarten. No, è un granellino di sabbia di Cesenatico. Questa è una cosa molto importante per capire gli ipertesti. Non saper usare Windows, non vi preoccupate, o saper usare Linux. Linux lo sapete già usare, perché sapete usare Windows. Dovete solo rilassarvi, non preoccuparvi e dire lui è lo stupido, io sono frutto di milioni di anni di evoluzione e non avrei neanche bisogno, ma visto che c'è, mo lo uso. Ma lui è lo stupido, non io, perché è il ragazzino più bravo col mouse, perché io non so cos'è l'MP3, perché mi sono dimenticato cos'è l'MP3, perché uno studente mi ha detto prof, ma lei lo sa cos'è il DVX? No, non è questo l'importante. Non sarà mai sufficiente la nozione che avete tecnologica, perché ne escono sempre di nuove, ma la metà è fuffa, perché sono evoluzioni di evoluzione di qualcosa che c'è da tanto tempo, come questo libro che ha 10 anni. Non allarghiamo troppo l'ipertesto. Questo libro ha 10 anni, l'ho comprato nel 94 per scrivere la tesi. Questa mattina, senza premeditazione, l'ho preso. Detesto fare Julio Iglesias, finché mi sentite preferisco. Se non mi, perché devo usare due mani, quindi dopo magari lo riprendo, non è per fare il baritono che non sono. Per quello è venuto meglio Nicola, che quando pagherà lui c'è il vocione, per fortuna vostra. E sono te. Certamente. Allora si chiama, che cos'è un ipertesto? E gli autori sono due simpatici ragazzi allora, Aleardo Pandolfi e Walter Vannini, e l'editore, vado a memoria perché l'ho scritto in tutte le bibliografie che ho scritto, ma non lo prendevo in mano 5. L'editore è Castelvecchi? Sì, Castelvecchi. Che è un editore piccolo di Roma che ha fatto cose fantastiche 10 anni fa sulla tecnologia. Non si sente più lì. Ok, devo fare un inglese. Con il cuore, con la mente. No, mi si sente, no? Allora, dicevamo. Perché io ho iniziato con questo libro che ha 10 anni che ho trovato stamattina mentre uscivo? Ho sempre 2 o 3 libri dietro, ma questo mi ha sbattuto in faccia dalla libreria. Tipo, ma quanti anni è che non mi apri? Antipatico. Io l'ho preso su e sono venuto via. Non pensate che sono matto o che faccio lo scemo. Pensate quello che volete, ma mi è sembrato che il libro mi guardasse. Ti prendo, andiamo. E me lo sono iniziato a leggere, ma siccome io questo libro non l'avevo sottolineato, perché quando studiavo... Non vi racconto una storia per perdere tempo, vi racconto una storia perché è l'unico modo, secondo me, che gli esseri umani hanno per far passare informazioni, sempre, anche quelle dettate da necessità di calcolo. La storia è una storia vera che succede questa mattina. Alessandro Colombi sale in treno, inizia a leggere questo libro e dice cacchio, ma è bellissimo, era proprio bellissimo. Poi va un po' avanti e dice, ma c'è qualcosa che non va, non me ne ero mica accorto 10 anni fa, neanche 4 o 5 quando l'ho ripreso per scrivere un saggio, neanche 2 o 3. Però che strano, c'è qualcosa che non va e si ripete. Nel primo capitolo ci sono almeno 3 grossi errori concettuali che io non me ne ero accorto ci fossero quando avevo 10 anni di meno, 25. Adesso ne ho 35. Sono più bravo? No. Sono più colto? No. Cosa cacchio è successo? Gli ipertesti sono tutti uguali da allora. Internet c'era già, perché questo libro è uscito, venduto nel 95, il browser è diventato famoso nel 94, il primo Netscape. Cos'è successo che non mi piace in alcuni particolari che adesso vi spiego, dopo avervi detto che è un bellissimo libro? È successo che le persone che l'hanno scritto erano informatici, io li ho conosciuti, sono persone squisite, credo ancora adesso, non saranno diventate antipatici. Però non erano insegnanti, anzi, erano proprio insegnanti. Ma che cacchio stai dicendo? Allora, erano insegnanti, ma venivano dalla cultura informatica.
insegnavano informatica all'istituto tecnico, che non è un problema, ma avevano fatto una piccolissima, secondo me, accusa, una piccolissima leggerezza a suo tempo, credevano di sapere tutto. Io so, non perché me l'hanno detto al liceo, che lo diceva Socrate, che è meglio dirlo perché si fa bella figura, io so che non sono un fico secco, perché mentre sono qui con voi stanno pubblicando pagine internet, libri, saggi, tutta roba che a me interessa che non vedrò mai, e mentre guardo quella roba lì non sto parlando con voi. Una perdita c'è sempre, e questo con la tecnologia succede di più, non per la tecnologia, succede di più perché è più veloce, il digitale, digital literacy, quello è l'importante, e dopo ne parliamo. Noi non siamo autosufficienti, comunità di pratica, comunità culturali, scambio tra persone, noi non siamo nessuno senza gli altri, anche e soprattutto con la tecnologia. Questi due ragazzi sono due informatici, gli mancava quello che io ho avuto in questi 10 anni. E non è la cultura pedagogica che mi viene dallo studio umanistico, perché anche loro hanno fatto delle buone scuole superiori italiane in cui, se uno ha voglia, i nodi da riprendere dopo ti rimangono. Io rifletto ancora su certe cose del liceo sul serio rispetto a certi autori, e mi confronto con quello che pensavo della coscienza di Zeno quando avevo 19 anni rispetto a quando ne ho 30. Ma questi, da buoni informatici, hanno dimenticato qualcosa. Adesso, se riesco, vi leggo, perché le ho sottolineate questa mattina sull'Intercity, aspettate, e sono tre definizioni reiterate dell'ipertesto che sono piuttosto belle, perché ipertesto è un particolare metodo di scrittura atto a utilizzare il calcolatore in luogo della carta. Rileggo. Ipertesto è un particolare metodo di scrittura atto a utilizzare il calcolatore in luogo della carta, tutto benissimo, come mezzo di trasmissione. No. Io non sono un vaso da riempire, l'avete già sentita questa? Io non sono un vaso da riempire, va bene. Già Socrate parlava di maieutica, va bene, ma porca miseria, l'ipertesto, proprio perché ipertesto non trasmette, l'ipertesto, mentre trasmette come un libro, obbliga a ricostruire. Ma allora tu, 10 anni fa, che parlavi male di quelli che dicevano che sapevano tutto di ipertesti e presentavi l'ipertesto per cercare di farlo capire davvero, l'avevi capito davvero? No. Non lo dico per cattiveria, lo dico perché noi stiamo parlando dell'uso dell'ipertesto per fare scuola, per fare didattica. E ipertesto, è importante dirlo, perché tutto quello che passa nel computer oggi passa da, per e con internet. E internet c'è nelle vostre competenze socioculturali, non come insegnanti, cioè l'immaginario che avete voi di internet, che abbiamo noi di internet, non viene dalla relazione che ha con la scuola, ma ha un impatto enorme su tutto quello che fa la scuola, anche se non è dentro la scuola. Cercate di capirmi, internet sta cambiando il modo di fare pubblicità, veicolare cinematografia, musica, pornografia, pedofilia, coltivazione biologica, vendita delle automobili, qualsiasi cosa vi venga in mente ha avuto un impatto dall'esistenza di internet, non come ce l'hanno descritto, perché il marketing purtroppo ha delle necessità stringenti, ma ha avuto un impatto che è più forte di quello della stampa, solo che noi siamo come i pesci di Proust dentro un acquario senza sapere di esserlo, e quindi non ci crediamo, scegliamo la squadra da tifare ogni volta, la pedofilia, l'e-commerce, la sicurezza delle reti, l'open source, il Milan, l'Inter, il Parma, il Reggio, la Ternana, l'Ancona. Non sono mai stato allo stadio, ne sono orgoglioso, scusate per i tifosi di calcio, perché? Perché il calcio per me è una cosa che si gioca, non che si guarda. La tecnologia è una cosa che si fa, non di cui si parla. E vi assicuro, e torno un pelino indietro, che non dovrete aspettarvi nessun cambiamento centralizzato, perché neanche l'autonomia farà cambiare la scuola agli amministratori. I presidi non si offendano, direttori didattici, l'autonomia farà agire
i direttori didattici meglio se sono bravi oppure no. Renderà più visibili le scuole brave se lo sono e soprattutto permetterà alle scuole attive di esserlo ancora di più. Ma bisogna lavorare di più e bisogna farlo in un modo diverso. E la differenza è culturale, non tecnologica. Quello che sanno fare i vostri studenti con i videogiochi non c'entra. Il fatto che voi non abbiate ancora capito che cos'è l'HTML non c'entra. Il fatto che non siate sicuri di che cos'è il TCP/IP o di che cosa vuol dire HTTP non c'entra. Questi sono alibi che voi formulate con voi stessi per non cambiare. E questo non ve lo dice un informatico, ve lo dice un pedagogista. E se non siete d'accordo, è oggi, qui e ora il momento di dissertarne, perché io sono una persona aperta, lo sono anche le persone che lavorano con me, che vedrete oggi e con cui collaboreremo, ma soprattutto a me questa roba interessa, ed è da quasi 15 anni, prima di andare in università già lo facevo, che mi interesso di ipertesti, e mi dispiace che da quando c'è internet la parola ipertesto è stata accantonata, perché noi siamo dei modaioli e ci siamo dimenticati di osservare le cose cambiare attorno a noi, anche perché ci siamo in mezzo e stiamo perdendo tempo. È una fase storica, il libro è nato di quando è Gutenberg? Ve lo ricordate tutti, no? Beh, nessuno dice un anno, perché siamo tutti troppo colti ed è inutile. Di quando è la Bibbia di Gutenberg? Ci sarà qualcuno che se lo ricorda, santa pazienza. Allora mi fermo e prendo un bicchiere. Beh, nessuno se lo ricorda. Non è che se uno, guardate che se si sbaglia nel dirlo non si fa brutta figura, si è riportato un errore, ma nessuno di voi si ricorda la data di pubblicazione della Bibbia di Gutenberg? O comunque la zona, voglio dire, certo che tra 1400, 1500, 1600, 1700, basta. 1500, dopo la riforma, quando era la riforma protestante? 1517, la prima Bibbia di Gutenberg? Ci sono varie visioni, comunque precedente. Dovrebbe essere 1457, ma non sono sicuro. Comunque, scusate, non era un gioco, non siamo a un quiz. Sappiamo tutti che intorno al 400, va bene? Quando sono nati i libri tascabili? Questo non lo sapete, io sì. Non lo sapete forse, perché non è un'opzione così. Mentre la Bibbia di Gutenberg lo sapete tutti che è intorno al tra i 400 e il 500, va bene? Basta che non facciate come gli studenti, dicete una formazione che vi dicono il 700, perché sennò vi do una voce. Ma, però, tra 4 e 500 chi se ne frega? Ma cosa vuol dire? Perché ve l'ho chiesto? Per mettervi in imbarazzo? Per parlare, per prendere tempo? Ve l'ho chiesto perché c'è una questione storica. Quanto tempo passa tra l'invenzione del libro e l'invenzione del libro tascabile che l'ha reso popolare? Lo sapete o no? Ok, ne avete un'idea circa? Proviamo, perché sbagliando gli esseri umani imparano. 4 secoli. 5 secoli per il libro tascabile. 1500, dici, è la Bibbia, 1470. 100 anni ho fatto un libro tascabile. Dai, provate. Non ci siamo zerissimi. E non è un quiz, è un ragionamento che vi porterà a dire, ma allora è ancora tutto da fare. Sì, non siamo neanche nel medioevo di internet. Adesso ve lo dimostro. Il libro tascabile nasce nel 907. 1907. 500 cavolo di anni prima di prendere il libro e farlo diventare il libro che conosciamo noi. 500 anni. Vi rendete conto quanti sono, quanti amanuensi prima? E poi 500 anni di torchio, di stampe, fate con i mulini, con le ruote, con sa che cosa, con le biciclette, ma non c'era. Ci pensate? Prendiamo la storia seriamente, non facciamo quelli che si prendono troppo sul serio loro. Noi abbiamo 100 anni di span temporale. Volete vivere 140 come me? Vediamo se arrivo a 40. 100 anni? Cosa sono 100 anni della storia? Quanti nani passano in 100 anni? Chi se ne frega? Com'è la scuola di oggi? Come la scuola del libro cuore, solo che ci sono.
Sega. Mi piaceva di più la prima, però direi una beneamata inezia, va bene? Ma perché? È colpa vostra, non piacere. Non avete fatto le CDL, non avete fatto il punto Edu, non vi siete iscritti alla circolare ministeriale 97, 99, 2002, 154, non amate la Moratti, vi piacciono di più le guerre, ma chi se ne frega? Sono 20 anni che c'è l'ipertesto, chi ci crediamo di essere? Tutti Godzilla? Io qui davanti a me 100 insegnanti, dentro di voi ci sono, nascosti, 100 amanti degli ipertesti e di internet. Come farà a venire fuori questa cosa se mai verrà fuori? Verrà fuori tirando fuori quella cosa che rende specifico il vostro amore per l'ipertesto. E può essere uno di voi che è innamorato del ferro battuto del 400, uno di voi che è innamorato delle Ferrari degli anni 60. Questo può essere un punto di partenza, non deve essere per forza il lavoro. Ma navigando, un adulto ottiene molto di più che un adolescente. Primo, perché l'adolescente cerca donne, uomini, mezzi nudi, musica e film. E questo c'è sempre stato, videocassette, carta, CD. Noi, superato il problema ormonale, dovremmo avere delle competenze maggiori, delle necessità un po' più elevate. Questo internet permette di produrlo a un livello imparagonabile a tutto quello che c'era prima. Cambia il mondo. Ma ci vuole tempo. Ci vogliono 500 anni? No. No. Ce ne vorranno almeno altri 30-50 e poi il mondo non sarà più riconoscibile, culturalmente parlando. Cosa vuol dire? La scuola centrica è finita. Il business di Bill Gates è finito. Tutta questa roba è cambiata, ma non succede nelle nostre brevi esistenze, succede nel flusso di alcune generazioni. E a me non interessa solo la mia di vita, mi interessa che quegli alberi là ci siano anche fra 50 anni. Non so cosa posso fare direttamente per quegli alberi là, ma siccome quell'albero che intravedo, ed è un bel tronco d'albero che sarà un metro di diametro, è molto più vecchio di me, sopravviverà molto di più di me, ed è più utile di me, forse, per l'esistenza del pianeta, compresa la mia, io mi pongo anche questi problemi, che non sono divagazioni, che sono legate al fatto che io durerò meno di quella pianta, però devo cercare di fare qualcosa che non necessariamente lasci un segno, sia utile, ma come quella pianta possa essere utile ad altri. Allora io vi domando, a cosa serve la digital literacy a voi? Poi ne parliamo rispetto all'open source. Vi serve perché l'unità didattica sullo Space Shuttle, sulla geografia astronomica perché siamo in quarta liceo e ci stiamo a provare, sull'assassinio, che ne so, sulla strage di Piazza Fontana piuttosto che sulla rivoluzione industriale. Quelle cose non devono diventare dei PowerPoint da aggiungere ai sussidiari o ai manuali. Quelle cose devono diventare vostri lavori di sintesi. Ognuno di voi, prima di fare l'insegnante, voleva anche, ha pensato anche, pensa ancora di essere anche e soprattutto altro. Una persona con delle passioni, una cultura, dei sentimenti, delle declinazioni rispetto alle cose che sai, che pensa. Allora io mi dico, ma quanti insegnanti ci sono che potrebbero scrivere la più bella unità didattica o espansione di unità didattica o bibliografia o saggio o abstract di qualcosa? Tutti dovrebbero provarci, perché ognuno di noi, mi insegna l'antropologia, è speciale, me lo insegna la biologia, è speciale culturalmente, biologicamente, geneticamente. Siamo unici, siamo fichissimi, irripetibili, a me non mi clonano, scappo prima, vendo gli organi, ma a me non mi clonano, piuttosto, almeno spero di no, poi magari lo fanno mentre dormo, mi passano un cotton fioc nel naso e mi clonano, però non è importante. Io mi sento speciale perché esisto e sono molto felice, come spero sia quell'albero là, anche se non comunichiamo nello stesso modo. Il mio modo di essere speciale come insegnante è di lasciare delle strumenti riutilizzabili ad altri che, se per caso hanno la mia stessa passione, si infilano in quella traiettoria e espandono quella direzione. Se invece hanno altre passioni, inizino a capire che la vita intellettuale di una persona è fatta di stimoli, motivazione, successo. L'essere umano cerca il successo, ma non quello delle veline. Noi nasciamo e siamo una storia di successo, perché facciamo un colpo di tosse e poi scopriamo che dobbiamo respirare. E non l'abbiamo mai fatto. Impariamo. Non abbiamo mai mangiato. Ci arriva una cosa rosa in faccia e impariamo a mangiare.
la cosa rosa magari accusa a volte il nostro non essere capace, ma mangiamo. Chi spiega a un bambino come si mangia? La natura, l'istinto. Ma cos'è la natura, l'istinto? Di cosa stiamo parlando? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo come funziona il cervello. Balle. Ci abbiamo uno che sta in America che ci dice come dobbiamo pensare perché ci ha dato un programma che per 20 anni ci ha fatto vedere il cestino, le caselle, che bello. E quello lì è il modo di pensare al computer. Va bene. Poi ci abbiamo della gente che dice che il cervello, la parte sinistra fa i calcoli, la parte destra fa i Picasso. Allora praticamente se io mi continuo a dare dei pugni qua, mi si gonfia la testa, mi si ingrossa la parte destra e divento più creativo. Noi non sappiamo un fico secco di queste cose, ma io so che in internet la maggior parte delle cose di qualità sono gratuite, vengono in un modo o nell'altro dal sistema formativo, scuole, università, asili. Io ho visto pagine fatte da asili privati di New York dove si spiega il lavoro metacognitivo sul corpo con i bambini dell'asilo, con le foto, con i colori, con le facce dei bambini nella loro palestrina di New York, perché tanto dov'è la palestrina? A New York, e magari c'è una guardia giurata all'entrata. Noi invece non facciamo le foto, se le facciamo non le pubblichiamo perché sennò la mamma dopo viene e ci strozza perché ci sono i pedofili, eccetera eccetera. Noi ci stiamo zitti qua e facciamo finta di aver capito tutto, non abbiamo capito un fico secco, e soprattutto non stiamo partecipando al sistema formativo allargato, globale, che fa dell'insegnante di Casal Grande un collega dell'insegnante di San Paolo. E non è retorica, è una possibilità per il pianeta. Che l'insegnante appassionato di Ferrari degli anni 60 si colleghi ad un altro e porti avanti un bel lavoro. Che l'insegnante che ha fatto un bellissimo PowerPoint sulla fotosintesi clorofilliana non lo usi tutti gli anni uguale, ma piazzandolo, bello, visibile, su un portale regionale, locale, provinciale, cittadino, di quartiere, dia la possibilità a qualcun altro di dire: aspetta, ma la farfalla, no aspetta, la clorofilla, se invece di farla verde la facciamo rosa, risalta di più, fa schifo, però si capisce meglio. Vabbè, quest'anno facciamo la rosa, non facciamo un altro PowerPoint tutte le volte, non inventiamo la ruota tutti gli anni, perché gli esseri umani fanno questo nelle scuole, cercano di reinventare la ruota tutti gli anni, mentre invece gli esseri umani imparano anche senza supporti, imparano anche solo se gli piazzi nella situazione. Proviamo a piazzarci noi nella situazione internet, ma a me cosa me ne frega di internet? Io che cosa vorrei provare in internet? Io ho una motivazione reale a usare internet? No! Perché no? Ma come, non c'è niente che ti interessa? Dai pettegolezzi ai piani di costruzione di un'astronave? Impossibile, tutti leggete, tutti guardate la TV, tutti sfogliate i giornali gratuiti con cui infattumieriamo le nostre povere città per guardare inutile pubblicità. Perché adesso c'è la moda del giornale gratuito, per favore non prendete. Grazie, così magari per 10 anni la smetto, perché quei signori là verdi, grossi, alberi, piangono per i giornali gratuiti che impantanano Milano, Bologna, non so Reggio Emilia, ma non si può questa cosa dei giornali, che sono le notizie tagliate dei giornali grossi, li fanno loro, solo per avere altri listini pubblicitari. Io non sono Beppe Grillo, non c'entro proprio niente, io sono un insegnante, però il nostro dovere è anche gestire i media. E internet è un media che non usiamo, però siamo pieni di ridondanza mediatica. La TV dice la stessa cosa della radio, chi dice la stessa cosa dei giornali, chi dice la stessa cosa dei giornali gratuiti. E tutto questo costa risorse e costa qualcosa che voi, credo, prima di adesso non avete mai considerato come il vostro bene più prezioso. E io adesso vi dico qual è. E non è la libertà, non è la libertà di pensiero, non è la capacità di spesa, non è la consapevolezza politica, la consapevolezza civica, non è sapere che cosa votare o come trattare un amministratore se si comporta male dopo che l'avete votato. Questo è importante, ma c'è, secondo me, qualcosa che noi abbiamo tutti, operaio e grande amministratore, insegnante e ingegnere aeronautico, che è la cosa con cui lavoriamo sul mercato globale. Nessuno di voi vuole provare? Qual è la nostra moneta? Chi è stato alla fine non dovrebbe dirlo perché lo sa. Ma noi abbiamo una moneta da spendere che non sta nel portafoglio, non sta neanche nel cuore purtroppo, non sta neanche nell'anima, chi ci crede e chi la vuole declinata a qualcosa. Non è qualcosa di spaventosamente strano, è una cosa che sapete tutti, ma date per scontato. Cosa dite? Testa. La testa. La
testa è un contenitore, però il cervello dice no. Le relazioni sì, ma non è la cosa più importante, forse la sicura, la creatività, dai, andate avanti, insegnate. La conoscenza, l'intelligenza, la creatività, le relazioni, prima di tutto questo le relazioni, ma non solo le relazioni. La comunicazione è importante, il linguaggio, tutto, c'entra tutto, ma non è questo, provate. Il pensiero, provate, provate, è così che si fa, non è, questo non è un brainstorming che io non sono un quizzomane, è che così... La fantasia, abbiamo detto la creatività, si era giusto la creatività. Il tempo per usarla si avvicina molto, ma non è un aiutino così facile. Dai ragazzi, lo sapete. La capacità di rielaborazione. No, è più vicino al tempo. Capite che è una cosa... L'esperienza. Sapete come si... L'esperienza, no. Gli asiatici sono diversissimi da noi, ma noi non ci pensiamo a come sono diversissimi da noi. L'odore perché mangia tanto aglio, gli occhi perché sono mandorla, il loro dio che è diverso, il monoteismo, il problema. No, c'è una cosa che gli asiatici hanno che noi non abbiamo, e con asiatici sto dicendo una cosa scena, perché non vuol dire niente, però qual è la civiltà più antica sul pianeta? La civiltà cinese. Sì, è la più antica che rimane così, perché adesso loro hanno ancora una parte di cultura di quella là. Okay? Beh, i cinesi, tra gli altri popoli asiatici, dicono una cosa importante. Che gli esseri umani, per vivere bene e con coscienza, ci vuole del sano distacco. Non è la cosa di prima, è un'altra cosa. Perché la dico? Perché quando uno dice distacco, dice, ma adesso io mi devo mettere nella posizione del loto, ancora meno se mi metto una gamba qua. Poi con una mano così, faccio l'uomo per 3 ore, e poi quando tutto il plesso solare si è liberato, vedo Dio e sento distacco. No, il distacco è più facile da esemplificare, come analogico digitale. Cos'è? Oh Madonna. Distacco è che tu scendi dalla macchina, chiudi la porta, ti allontani, la guardi, dici cacchio che bella macchina che ho, altrimenti non la vedi la tua macchina, vedi solo con scotto. Per vedere quanto è bella tua moglie devi allontanarsi, ti stai sempre così, guardare la faccia non la vedi. Al telefono non la vedi, col videotelefono non la vedi, per vedere una persona bella bisogna avere lo spazio, la distanza giusta, anche in base alla nostra vista. Per vedere una persona bella ci vuole.